Il momento del fair play, siamo stati diciamo, impegnati dal punto di vista professionale in maniera diversa, però adesso il bilancio si fa insieme con Savino Monterisi del Germe. Buonasera, intanto Savino. Buonasera a tutti gli amici e le amiche di Onda TV. Allora, che sensazione hai insomma, al termine di questa, al momento della coda elettorale? È una sorpresa? Cioè, ti aspettavi questo scenario? Allora, assolutamente una sorpresa perché insomma, quello che si sentiva in città era sicuramente la coalizione di Andrea Gerosolimo molto forte, però almeno dal mio punto di vista, soprattutto nell'ultima settimana, ho visto molto entusiasmo attorno al candidato Di Piero. Un dato assolutamente imprevedibile, però io credo, tant'è che anche intervistando Di Piero, lui stesso si è detto assolutamente sorpreso di questo risultato, sopra i 5.000 voti, insomma, oltre ogni rosa aspettativa. Sì, ecco, lui ha dichiarato che è sorpreso più che altro per questi numeri, ecco, non nella sostanza, perché poi si era vista la crescita di questa coalizione, soprattutto che aveva tenuto in piedi un'elezione chiusa dall'inizio, invece poi le urne hanno dato questa sorpresa. Qual è stato invece il clima che hai trovato? So che insomma è girato nei comitati, nei seggi, avete un po' girato. Ma diciamo un clima differente a seconda delle sezioni. C'è stata qualche sezione più calda dove su qualche scheda si è un po' dibattuto, poi più o meno in generale un clima davvero molto tranquillo, segno anche che la città stessa vuole una pacificazione vera, ecco. E noi abbiamo fatto anche sentire l'audio di fondo di queste schede scrutinate, certo dalle nostre clip, ma penso che un po' questo è il sentore generale, si è visto il voto disgiunto che forse è stato protagonista anche di questa fase, non si sarebbe arrivato, no, a questo scenario. Allora, il voto disgiunto io credo sia stato l'elemento principe di queste elezioni, quello che poi determina un po' lo scenario che ci porta al ballottaggio. Io credo che per il candidato Gerosolimo a questo punto sarà veramente, veramente impegnativa la campagna elettorale e il ballottaggio, ma provo a immaginare anche le armi che proverà, le armi elettorali chiaramente, che proverà ad utilizzare. Lui di fatto è espressione dell'amministrazione uscente e quindi quando sei amministrazione uscente e l'elettorato non ti premia, o meglio, ti penalizza deviando quasi il 10% dei tuoi voti verso un altro candidato, c'è un segno chiaro. Io ragionavo su questo e pensavo che sarà anche molto interessante vedere con che stile i due candidati arriveranno alla campagna elettorale di ballottaggio, perché da un lato c'è un Gianfranco Di Piero che si presenta come primo e quindi avrà, io penso, tutta la voglia di dire alla città quello che vuole fare una volta eletto. Dall'altro lato un Andrea Gerosolimo che dovrà o da un lato essere aggressivo, però questo potrà penalizzarlo, dall'altro lato invece ha le armi spuntate perché provare a dire quello che vuole fare per la città potrebbe essere un'arma che gli si rivolta contro laddove lui è espressione dell'amministrazione uscente. Quindi sono molto curioso di vedere i prossimi 15 giorni. Sì, saranno sicuramente infuocati, anche perché poi ci si gioca tutto, no? Perché l'asticella percentuale, se vogliamo, è davvero una manciata di voti, quindi effettivamente è uno scenario che si può aprire a tante prospettive. Vedendo i primi dati delle liste, sì, abbiamo questa coalizione su una protagonista che al momento, insomma, è avanti rispetto alle liste. Situazione diversa come abbiamo visto per i voti dei candidati, certo c'è questa trasversalità che molti hanno rimarcato, gli esponenti che sono passati nella nostra postazione, il voto di partito, da sinistra a destra, abbiamo la Lega che ha ottenuto voti, abbiamo il PD che è la lista trainante di Liberamente Sulmona. Beh, questo qualcosa vorrà dire. Assolutamente, possiamo forse dire che è quasi archiviata la stagione del civismo, una eventuale vittoria di Gianfranco Di Piero davvero archivierebbe una volta per tutte, almeno per questo tempo politico, la stagione del civismo. Come hai ricordato tu, a centrodestra la Lega, nel centrosinistra il PD che risulta la prima lista più votata, danno un chiaro indirizzo. I partiti mi sembrano essere tornati i protagonisti di questa stagione elettorale, di questa stagione politica che ci attende. Certo, dobbiamo sperare, ora vedremo anche con le singole preferenze dei candidati consiglieri, al momento le liste da un lato, il candidato dall'altro, l'espressione dell'elettore da un lato è chiara, dall'altro si rischia, no? Una instabilità, però magari il secondo turno potrà dare un'altra indicazione in tal senso.
Sì, è vero, anche se io credo che appunto la presenza dei partiti invece sia un elemento di stabilità nel quadro politico, perché da un lato c'è una coalizione, quella dei civici, che comunque si coagula attorno ad Andrea Gerosolimo e quindi una sua eventuale vittoria vedrebbe un consiglio comunale molto addensato attorno al candidato sindaco, dall'altro lato allo stesso modo Gianfranco Di Piero è comunque espressione di una coalizione politica che come a livello locale, anche a livello nazionale, insomma, sta insieme e quindi vedo degli elementi di frizione possibili molto deboli. Anche lì vedo un'amalgama politica, insomma, in essere. Va bene, noi Savino ti ringraziamo per questo momento, insomma, era necessario al termine.